Carissimi amici, è arrivato Panino Tube e oggi torniamo nel gioco del simulatore di vita. Torniamo su 100 anni simulator. Mamma mia, questo gioco mi sta piacendo un sacco, mi fa veramente tanto tanto piacere. Ma anche a me sta appassionando perché ogni partita, ogni scelta darà praticamente uno sviluppo della storia differente. Quindi che dire, partiamo subito. Ma come sempre siete qui sotto tantissimi like. Se like che lasciate sarà pare, la zona associata a voi sarà il mare. Se invece il like sarà dispari, la zona associata a voi sarà la montagna. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale zona siete associate e fatemi sapere se preferite di più il mare e la montagna. Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della Panino Family. Vi chiedo soltanto scusa se mi vedete in questo modo strano, soltanto che ho sostituito la lampadina della luce frontale. Anziché prendere la lampadina a luce bianca, ho preso la lampadina a luce calda e quindi sembra che tipo mi sto abbronzando o mi sto facendo le lampade abbronzanti. Ecco, visto che sembra che sto facendo questo effetto strano, facciamo le cose per bene, va? Ecco, adesso sì che sembra che sto registrando tipo in mezzo alla spiaggia, al mare, ma anche soltanto il mare di sottofondo. E siamo messi a posto. Perfetto. Comunque, torniamo qui nel gioco. Siamo arrivati a 11 anni di vita. Tocchiamo play. La fanciulla è diventata adolescente. I livelli da scaricare. Ma dai! Ma dai, sempre i livelli da scaricare in sto gioco, sempre! Ma fatemi riscaricare tutti quanti in una volta sola. Non mettetemi il download ogni volta che devo fare dei livelli qua. E non è possibile però, dai! Oh, sta finalmente scaricando i livelli, va? Vediamo cosa succede. Sono veramente curioso. Dai, 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 su, 88%. Ma si è bloccato qua il download? Si è bloccato, ok, 100%. Va bene, che succede? Siamo a scuola, perfetto. E mo? Si sta avvicinando, penso, non so chi, che cosa, che sta succedendo. Cosa sta succedendo qua? Ma chi è? No, seriamente, che devo fare? Devo ridere con loro oppure aiutare la fanciulla? Ah, forse ho capito. Forse stanno prendendo in giro quella fanciulla lì solo perché è vestita con quei colori tutti colorati. No, ma aiutiamola. Perché devo ridere di lei? No, aiutiamo la fanciulla, su. Insomma, e voi cosa avete da ridere? E non ridete. Non bisogna mai ridere delle altre persone. È sbagliato ridere delle altre persone. Vai! Livello 20. No, che livello è quello? Dov'è che siamo saliti? 12. 12esimo anno di vita. Spettacolare. Tocchiamo play. Cominciamo. Siamo praticamente qua nel letto di casa nostra. Che stiamo dormendo. Stiamo facendo cose strane. No. Mi sa che non è proprio arrivato il momento adatto di queste cose. Che facciamo? Andiamo a scuola? Oppure stiamo a casa? Io direi di... Non lo so. Stiamo a casa. Insomma. Non penso sia il momento adatto per andare a scuola. Perfetto, stiamo qua. E boh, che facciamo? Andiamo a farci tipo colazione. Ah, lì c'è il nostro padre. Nostro padre adottivo. Ciao papà. Ciao. Ok, mi sta abbracciando. Mi sta dando sollievo. Finalmente. Grazie papà che mi fai queste cose. Grazie che mi dai l'affetto che bisogna dare alla propria figlia. 13esimo anno di vita. Di nuovo qua, guardate il percorso che prende due vie diverse. Tocchiamo play. Quale via dovremmo scegliere? In base alla scelta che ne faremo, prenderemo una via differente. Stiamo comunque continuando qua a giocare a basket, perché comunque nostro padre è un giocatore di basket, no? E quindi ci ha insegnato qua a giocare a pallacanestro. Che devo fare qua? Mess him up. Provo a toccare questo, vediamo cosa succede. Vai, vai, vai! Dai, amichetta! Ok, vai! No, ma povero, non dovevi buttarlo così! Ma poverino! Ma io volevo soltanto giocare con lui. E non volevo buttarlo così. Ma povero. Ma dai. Ma dai però, amichetta. Fai la brava. Fai la brava anche con gli altri che vogliono giocare. Adesso ci ritroviamo qua con uno stile di vita che non so cosa faremo. Va bene, dai. Proseguiamo. Stiamo camminando. Miau. Ok, c'è tipo un gatto. Un gatto, guardate. Miau. Ciao gattino. Tutto bene? Tutto bene? E lì, cosa devo fare? Gli devo tirare un calcio oppure mi prendo cura? Tocchiamo feed. Prendiamoci cura e diamogli da mangiare. Buon appetito, gatto! Cosa? Ma che è successo a sto gatto? Ma... Ok! Non ci posso credere. Va bene, gatti che si trasformano in gatti giganti per darci monete enormi giganti. Va bene, 16esimo anno di vita! Ma di nuovo qua un percorso tortuoso che prende più vie differenti. Mi sa che questa vita qua che abbiamo cominciato è molto più articolata rispetto a quella che abbiamo fatto prima. Questo avrà dei colpi di scena molto più belli. Tocchiamo play. Cominciamo. Io veramente però non so se riderò o piangere per come mi vedo qua in webcam. No, veramente sembra che mi sto abbronzando sempre di più. Va bene qua. Che sta succedendo?
Stiamo andando a casa del fanciullo. Ok, stiamo studiando insieme. Perfetto, dai, ci può stare, ci può stare. Buon studio, amichetti. Ok, sta prendendo la mano dell'amichetta. Che devo fare qua? La bacio oppure gli do un abbraccio? E non lo so, Io neanche lo conosco questo. Non lo so, che devo fare? Diamogli un abbraccio, va. Hugh, vieni qua, fatti abbracciare, amichetto. Fatti abbracciare. Ok, perfetto. Adesso quale via prenderemo? Stiamo arrivando a 17 anni di vita. Cosa succederà mai? Guardate, proprio articolate sta parte qua. Guardate quante ramificazioni che prende questa vita. Ok, 17 anni. Forse ci stiamo già diplomando. Sì, un po' troppo presto. Non ho fatto niente. Che cosa è successo? Non ho fatto niente. Mi sono ritrovato diplomata. Va bene, il personaggio si è diplomato. Adesso, in base alla scelta che noi facciamo, o prenderemo la stellina e ci evolviamo, oppure rimaniamo comunque non evoluti in questo stato. Ok. È notte fonda. Che starà mai succedendo qua? Che succederà? Ah, forse vogliono intrufolarsi all'interno della scuola di notte. Oh, è diventato un horror sto gioco. Io lo dicevo, prima o poi sto gioco diventerà un horror a furia di cambiare sempre tipologia. C'è la piscina, piscina di notte. E c'è l'amichetto che si è seduto qui vicino a noi. E che facciamo, amichetto? Cosa vuoi? Si è messo lì, ok? Sta facendo dei gesti con le mani. E ora? Ah, ha messo lì il cuore lì davanti. E vabbè, ma chi sei? Io neanche lo conosco. Che devo fare qua? Vabbè, però, amichetto. No, no. Oh. Rifiuta, rifiuta. E che fai? So, insomma. E non si fa così. E non si fa così. Scusate. Bisogna essere coerenti con le cose che si fanno. Quindi. E adesso si cresce sempre di più. Che è successo? Che sono diventato? Non ne ho idea. Tipo un adolescente ancora più adolescente, più grande. Diciamo che verso i 18 anni in realtà si diventa già adulti, quindi tecnicamente è diventata adulta. Basta download di livelli! Basta! Perché? Perché? Cioè, no, con tutti questi livelli che mi fanno scaricare, veramente mi devo comprare un secondo telefono solo per sto gioco. Cioè, quanti giga mi occupa questo gioco? Dopo vado a controllare per curiosità. Per curiosità vado a controllare. E adesso un attimo che mi devo ricollegare ad internet, altrimenti qua non vado avanti. Oh! Scarica velocemente qua, che sennò veramente facciamo notte. Ok, livello scaricato. Che stiamo facendo qua? Che si fa? Urrr. No, povero orsacchiotto. Poverino, aiutiamolo. Sì, no, no, aiutiamolo, poverino. Non può stare lì sotto. Ok, lo abbiamo aiutato. Vai, adesso vai da tua madre. Ritorna nella natura. Oh, no, no, cosa? Aiuto, aiuto, mamma, dai. Ah, ok. Ok, io già mi stavo prendendo un colpo. Mi stavo prendendo un colpo, aiuto! Quella mi stava per venire a prendere. Ok, 18 anni. Anzi, siamo ancora a 18 anni. E di nuovo qui che la vita prende delle vie differenti. Non va in modo lineare come nella vita precedente. No, veramente qua tante vie diverse possiamo fare. Che sta succedendo? Ok. Stiamo comunque crescendo, diventando adulti. Cosa succederà mai? Ok, che dobbiamo fare? Plane? Come ci dobbiamo vestire? Ah, io direi di toccare plane, va? Ok, è il momento di fare un po' di attività sportiva. No, dove sta andando? Alla faccia di attività sportiva. Che è sta roba? Chi è? Ciao, amichetta! Che si fa qui? Non lo so, ho preso una via differente con altre vie da prendere, però dai! Quante vie bisogna prendere in questo gioco? È più complicata sta vita che le altre vite che ho fatto. Ok, tocchiamo play a 19 anni. Cosa sta succedendo? Stiamo praticamente diventando delle persone molto diligenti, crescendo, facendo, non so, stiamo studiando. È l'amichetta che mi manda i baci da lontano. Vabbè, ma tutti che mandano baci così? Ma dai, ma non è possibile! È possibile! Allora. È possibile. Prima i due fanciulli che mi vogliono baciare. Ora anche questa qua. 3.000 persone. Che poi neanche le conosco. Almeno fatevi conoscere prima. È possibile. Allora, siamo arrivati qua a 20 anni di vita. Ok, tocchiamo play. Adesso stiamo facendo escursionismo. Stiamo camminando da verso non so che cosa. Che stiamo facendo? Danger oppure viewpoint? Vabbè, dai, è facile. Cioè. Allora, per chi non l'avesse capito, a sinistra c'è la zona dannosa, a
A destra invece ci sono i punti di vista, il punto dove poter fare tipo, non so, le foto belle, vedere il panorama più bello. Quindi andiamo su viewpoint. E qua penso che sia facile la cosa. Anche se qua di viewpoint non vedo niente. Cosa? Aiuto! Ma dai! Oh! Ma seriamente, ma chi sono tutte quelle persone? Ma da dove sono sbucate fuori? Ma insomma, è modo di correre, è modo di fare. Che cos'è quella cosa lì? No! Quindi devo andare nella zona dannosa. Ma scusate, ma perché? Ma perché devo andare nella zona dannosa? E andiamo di là, va, tocchiamo Danger. Me lo dice il gioco. Se lo dice il gioco, facciamolo. Ok! Che sta succedendo? Ah, c'è tipo un arcobaleno. Meno male che è dannosa sta zona, è meno male. Ah, ecco perché è dannosa, perché comunque c'è quel lago in quel modo e non bisogna cadersi dentro. E infatti noi siamo soltanto andati lì per ammirare questo arcobaleno. 21 anni di vita. Siete pronti per vedere che cosa succede? Vai, tocchiamo play. Siamo arrivati tipo in una zona, presumo che sia un cinema, sì. Cosa andiamo a vedere? Horror o commedia? Beh, io sono un appassionato di horror, quindi scelgo l'horror. Perfetto, vai amichetta, cosa uscirà fuori? Adesso esce fuori, non so. Ma cosa? Ma dai, fatemi uscire fuori tipo Granny, Mr. Beat. No, è uscito proprio fuori dallo schermo quel coso. Ma avete visto? Io ve l'ho detto che prima o poi sto gioco sarebbe diventato un horror. Ve lo dicevo. E abbiamo pure fatto la scelta giusta, a quanto pare. A quanto pare abbiamo pure indovinato. Perfetto. 22 anni di vita. Siete pronte? Siete pronti? Direi di fare soltanto più quest'ultimo livello e vediamo cosa ci toccherà fare. Siamo qua, nella zona piscina. C'è un'amichetta che sta praticamente camminando. Non so se siamo noi, quell'amichetta lì che sta camminando lungo la piscina, oppure no. Forse siamo noi. O forse no? Sì, mi sa che è il personaggio questa qua. Mi sa che è lei. Ok, quest'altra invece sta correndo, sta nuotando. Non so che sta succedendo. Se qualcuno mi spiegasse qua, teniti sempre in nuoto oppure fai finta di annegare. Ma teniamoci in nuoto, ma che, perché dobbiamo far finta di annegare? Ma seriamente, no, no, oh, oh. No, dovevo toccare di far finta di annegare. Ok, e rifacciamo qua, ma non è possibile, non è possibile. Pure bisogna far finta addirittura. Ma da quando? Voi non fatelo mai una roba del genere. Perché non è per nulla una cosa bella, carina. Però qui c'è un motivo dietro. A quanto pare l'amichetto scende a salvare la fanciulla. Bravo bagnino, bravo che è sceso per salvare la fanciulla. Sì, vabbè, mo che dobbiamo fare qua? Baywatch addirittura. Baywatch, ma che roba è? Ok, però abbiamo completato il livello. Spettacolare, va bene, dai, siamo arrivati al livello 23. Per il momento direi di fermarci qua con il video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se vorreste vedere il proseguo di questo gioco, che veramente vi sta piacendo un sacco. Ma anche a me mi sta piacendo troppo questo gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon paninotto a tutti.